Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video nella casita Smovitas, finalmente. Adesso che mi sono un po' ripresa, non sono più moribonda, posso tornare qui, andare avanti con quello che c'è da fare e soprattutto portarvi qualche stregaus nuovo. E oggi, raga, oggi perché sono così euforica? Perché? Perché succede qualcosa di un pochino più sostanzioso. Per ora veniamo sempre qui ad aspettare corrieri su corrieri, certo succederà spesso, ma per delle consegne piccoline, delle cosine, delle cosucce. Oggi però arriva uno dei primi mega ordini perché, raga, oggi mi consegnano il divano finalmente e anche il letto con il materasso e c'è anche la scrivania e non so se mi arriverà anche la libreria perché c'è un mistero sulla libreria, un mistero. Infatti, vi ricordate l'ultima volta che ero venuta qua, che ho fatto il video con voi dove abbiamo mangiato insieme, che poi mi sono ammalata, ma vabbè, ecco, io quel giorno vi ho detto che stavo aspettando un sacco di corrieri, tra cui Mondo Convenienza. Sono arrivati tutti tranne Mondo Convenienza. Però devo consegnarmi soltanto una libreria, che non è una cosa urgente. Però perché mi dici che passi poi non passi? Non lo so, raga, sto cercando di capire questa libreria quando arriverà. Se hanno aspettato per far sì di consegnarmi tutto insieme oggi in un solo ordine, o se oggi non avrò la mia libreria. Lo scopriremo perché non lo so. Diciamo che ho più urgenza di ricevere divano e letto. Però oggi mi hanno comunicato che vengono, mi hanno comunicato la fascia oraria e tutto, quindi sono abbastanza sicura che passino, ecco. L'altra volta, effettivamente queste cose non me le avevano dette, mi avevano detto il giorno così, molto randomico e basta. Ma non c'è solo questo perché devo farvi vedere anche altre cose. Allora, innanzitutto qui ho sistemato tutto perché devono consegnarmi il letto, quindi ho fatto spazio, ho pulito. Qui c'è ancora della roba, ma adesso vi spiego. Qua ci sono ancora tutte queste cose di IKEA, ci sono le sedie della cucina, il tavolo della cucina, eccetera, eccetera. Perché, raga, io mi rifiuto di montare tutta questa roba finché sono sicura che non debba più venire nessuno a fare lavori, cose, eccetera. Perché questa stanza, come anche altre stanze, ho dovuto ripulirle 300 volte. Pulivo, poi venivano a sistemare questo. Sistemavano quello, sistemavano quell'altro, ogni volta sporcizia cose. E io col cavolo che mi metto a montare queste cose qua per poi vederle tutte sporche e luride perché la gente deve fare i lavori. Quindi rimangono lì. Quando poi è tutto finito, io mi metto a montare la roba. Poi la situazione di qua invece è questa. Qui c'è stato un smontaggio porte e un lavaggio proprio bello profondo delle porte. Sono state staccate anche tutte le maniglie, le cose. E quindi erano qua in fase di asciugatura. Poi dobbiamo dargli un attimo una sistemata. Ma venite che vi faccio vedere cosa più bella che c'è. Siete pronti? Stiamo entrando nel cucinino, eh? Stiamo entrando nel cucinino, stiamo entrando nel cucinino. Ma guardate qui cosa ho fatto! Finalmente ho attaccato le piastrelle, queste qua con effetto marmo, che saranno quelle poi che si vedranno una volta montata la cucina. Adesso non fate caso tipo a queste cose qui, che è la pellicola protettiva che sto lasciando ovviamente. Quindi magari dà un effetto un po' strano, però una volta tolta sarà tutto bello uniforme, bello carino e non questa schifezza dannata. Quindi adesso voi lo vedete così e mi rendo conto che l'effetto non è molto bello, ma immaginate che poi vedrete soltanto questa parte qui, ok? Perché la cucina arriverà qui. Sopra ci saranno i vari cosi della cucina in alto e quindi a vista rimarrà questo. Adesso mi devono arrivare le altre piastrelle perché devo fare anche questa parte qui, mentre tutta questa parte penso che la farò sempre con una cosa adesiva ma bianca, semplicemente bianca perché è troppo da fare, cioè impazzirei a farlo tutto così. Quindi con uno di quei rotoli adesivi, però bianchi, poi ci saranno i vari mobili, le cose. Ma la cosa di cui sono più soddisfatta, raga, si trova in questa stanza, ovvero quella appena fuori dal cucinino, la sala da pranzo, e vediamo se... Ma cosa sta succedendo qui? Raga, cioè, ma possiamo parlare un attimo di questa situazione? Sto mettendo il pavimento nuovo che andrà sia qua e penso anche in cucina a sto punto, perché io sto pavimento non riesco a vederlo, raga, cioè, mi fa proprio schifo, schifo lo sto dicendo. E guardate, ma non c'è neanche da discuterne la differenza tra questo, ok, e questo. Si tratta sempre di ovviamente piastrelle adesive, però in alcuni punti sto notando che si solleva un po', come se non si incollasse molto bene. Non so se si deve solo un po' assestare, quindi ha bisogno di tempo, ha bisogno poi delle cose sopra pesanti che fanno pressione di noi che ci camminiamo, eccetera, oppure dovrò passarci un po' di colla. Comunque, bellissimo, raga, non vedo l'ora di vedere tutto finito. Attualmente c'è soltanto questa parte qui e basta, perché come tutte le piastrelle adesive che io ho preso per questa casa, ne prendo un pacco come prova per vedere come mi trovo. Se mi piace, mi trovo bene, allora ordino poi anche il resto, altrimenti faccio il reso, nel senso che io faccio già un ordine mega carico di tutto se poi la cosa non mi piace. Quindi devo riordinarle.
tanto queste hanno il Prime, arrivano subito e finisco di fare tutto quanto. E ora io vi porterei a vedere il bagno. Peccato raga che sul bagno siamo messi così. Venite, venite. Questa è la situazione bagno. Sì, lo so, lo so. State dicendo, ma scusa strega, ma non mi hai messo le piastrelle in terra, cose? Perché è tornato tutto come prima? Vi spiego anche qui. Sì, praticamente io vi avevo fatto vedere qualche video fa che avevo posizionato in terra le piastrelle senza incollarle per iniziare ad avere un'idea generale del tutto. Perché non le ho incollate? Perché raga, mi è venuta una crisi, cioè perché stavo proprio sclerando. Perché queste piastrelle hanno un disegno, hanno una texture. Aspetta, vado a prenderle. Eccole. Vedete? Cioè hanno proprio tipo dei disegnini, delle cose. E non posso metterle a caso perché altrimenti la visione totale diventa troppo confusa, non mi piace. Quindi cercavo di capire come andavano posizionate per creare un disegno sensato, in modo che si incastrassero nel modo corretto, proprio a livello appunto di disegno, non di spazio e pavimentazione. Stavo impazzendo raga. Siccome poi avevo fatto l'ordine delle altre piastrelle, perché anche queste non bastavano per tutto, ho detto vabbè, ci penso poi quando arrivano anche le altre piastrelle. Sono arrivate e mo mi tocca fare sta roba, perché io veramente sto impazzendo. Ma aspetto Gabri, perché Gabri ha su queste cose molto preciso, molto bravo, è proprio la sua cosa. Quindi ero, ecco, prego, divertiti, trova tu la soluzione, perché io sto impazzendo. L'altro problema raga sono le piastrelle invece delle pareti. Sempre nel video dove ti ho parlato di queste, alcuni commenti erano tipo, oddio, ma cosa c'entrano queste piastrelle con i muri che hai? Io pensavo di averlo specificato, probabilmente l'ho specificato, vabbè, però a volte le persone non sentono alcuni pezzi di video. Ovviamente le pareti raga non rimarranno così, scherziamo, anche perché queste piastrelle con queste mattonelle non ci azzeccano niente. A sto punto era meglio lasciare il pavimento che c'era. Invece no, la mia idea è quella di fare sia pavimento che pareti. Il problema qual è? Che io ho ordinato delle piastrelle per le pareti che non mi sono arrivate e il venditore mi ha detto, guarda, ti rimborso perché il tuo pacco è fermo in dogana e onesto non so se ti arriverà mai nella vita. Nel caso dovesse arrivarti, vabbè, buon per te, hai delle piastrelle gratis. Però a me quelle piastrelle piacevano veramente tantissimo, cavolo, quindi ho provato a riordinarle di nuovo. Se dovesse succedere di nuovo la stessa cosa, che non mi arrivano, allora passo delle altre piastrelle, perché ho già trovato un piano B da attuare, ovviamente, che sarebbe più o meno lo stesso colore ma fatte proprio in modo diverso, perché anche quelle che avevo scelto che non mi arrivano sono un po' effetto marmo, come quelle della cucina ma di un altro colore. Se non riesco ad averle così, va bene, avrò tipo tinta unita, però sempre del colore che voglio io. In qualche modo ovviamente la soluzione ci sarà, quindi quando mi arriveranno farò le pareti, il bagno probabilmente sarà la stanza che finirò più tardi di tutte. Ah, e voglio assolutamente cambiare anche la signorina asse, a parte che questa, cioè ditemi cosa c'entra questa fantasia con questa situazione, cioè non c'erano già abbastanza disegni, avevamo bisogno anche delle foglie, vabbè. Comunque l'ho vista, c'è stato uno spoiler qualche video fa, quindi qualcuno di voi probabilmente sa anche di cosa sto parlando. Io esigo quell'asse del water, la esigo, però vabbè, non è una mia priorità, quindi ci penserò poi. Quindi niente, adesso io rimango qui, tra un pochino andrò a prendere da mangiare perché ho veramente molta molta fame, mangerò e aspetterò i corrieri, perché anche oggi in realtà ne arrivano due, però uno per una cosa che non c'entra per la casa e l'altro appunto mondo convenienza che dovrebbe passare nel pomeriggio. Mi ha dato una fascia oraria di 4 ore, staremo a vedere, staremo ad attendere. E un corriere è arrivato, non ricordavo che doveva arrivare Amazon. Raga, sto prendendo colpi, lo ammetto senza problemi, però per fortuna ero a casa e qua dentro ci sono le piastrelle mancanti della cucina, quindi nel frattempo io posso andare avanti a fare il lavoro in cucina. Eccole qua, speriamo che bastino, sono 16 pezzi, in teoria dovrebbero bastare. Adesso mi metto al lavoro. Stavo attaccando le mie belle piastrelline, ma sono arrivati quelli di molto convenienza. Adesso monteranno il tutto, ovviamente non li filmo nel mentre. Ok, sono andati via, posso farvi vedere? Ragazzi, oggi lo sto saltellando e danzando e urlando per tutta casa perché... Cioè, adesso proprio inizia a prendere vita la casa, cioè mi sembra una casa effettivamente. Sono troppo contenta, però prima vi faccio vedere che ho ultimato il lavoro delle piastrelle qui in cucina. Nel frattempo che loro montavano, anche io lavoravo, mica stavo a guardare. Ed eccoci qua, ultimata anche questa parte. Quindi, qui non so se farò la parte sopra, perché qui ci sarà un mobile che sporge, magari viene coperta. Vabbè, tanto sarebbero due mattonelle, posso anche metterle. Poi, qui tutto completato, mi manca questa parte qui. Che farò, quindi mi servono ancora una decina. Ma ora venite, venite, perché cosa c'è? Ma c'è un divano! Eccolo qui!
il mio nuovo divano letto a contenitore con piccola penisolina qui. Cioè, capite che il pavimento era necessario? Potevo mai mettere una bellezza del genere su questa roba qui? Dai, vi prego, vi prego. Cerchiamo di essere obiettivi. Guardate lo stacco. Ditemi se sto pavimento non era necessario. Comunque, bellissimo, raga, super bello. Morbidino, grigino, forse ci metterò poi un copridivano, vedrò. Però anche così molto bello. Ma continuiamo anche di qua perché... Ta-da! Abemus letum. Allora, non lo posso toccare adesso perché per qualche ora il materasso deve gonfiarsi, prendere forma, eccetera eccetera. Mi ha detto per un 3-4 ore di non toccarlo assolutamente. Quindi ve lo faccio vedere così. Letto a contenitore, quindi si alza e sotto c'è tutto lo spazio da riempire. E poi è arrivata anche la scrivania. Però questa andrà nell'altra stanza che ora è tutta occupata dalle porte messe in terra. Quindi intanto starà qui. Molto carina anche lei. Finalmente, finalmente sta diventando tutti gli effetti una casa questa, sono troppo contenta. Bene, quindi ora rimarrò qui, farò ancora qualche lavorino, devo aspettare ancora un corriere che chissà se passerà oppure no, perché nel frattempo, raga, mi avevano staccato il campanello, ovviamente. Stamattina l'ha rimesso Gabri, tempo, non so, 10 minuti me l'avrò già staccato, perché i corrieri che sono venuti oggi, tipo mondo convenienza, adesso così, mi hanno detto, ma signora, qui non c'è nessun cognome. Grazie gentilissimi, staccarmi continuamente sto campanello dannato. E quindi, raga, direi che è tutto direttamente dal mio... nuovo divano, vi saluto e ci aggiorniamo al prossimo Streghouse, che potrebbe essere quello della cucina, chi lo sa, perché non ho ancora capito quando me la consegnano. Vabbè, se no sarà qualcos'altro. Giunti a questo punto del video, direi di scegliere un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho raga, facciamo hashtag vivibile, perché questa casa adesso sta iniziando a diventare quasi vivibile. Beh, c'è un letto, c'è un divano, io direi di sì, manca la cucina, ma dettagli. Quindi assolutamente hashtag vivibile, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!